Un saluto a tutti e benvenuti alla nostra serie con case da pazzi. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che naturalmente vi iscrivete ai miei canali social. Se non l'avete ancora fatto, come sempre vi invito a farlo perché è totalmente gratuito e nella descrizione del video troverete i link per seguire i miei canali social, ma anche per acquistare giochi scontati. Allora ragazzi, andiamo avanti nella missione. Hi everyone, welcome to this video. First of all, I want to say thank you so much to moderators, friends, people that are following my social media channel. And if you are not the one, if you are not the follower, you can find in the video description the links where you can find my social media channels, and you will find as well a link where you can buy these or other games multi-platform with a lower price up -70%. Allora ragazzuoli, nel frattempo ci portiamo avanti un po' un po' di missioni, quindi andiamo avanti. Allora, una vecchia zia è finita all'ospizio, non ne uscirà tanto presto, mi hanno consegnato la sua casa, è una cosa indecente e mi piacerebbe raderla solo e costruire qualcosa di nuovo al suo posto, ma non posso permettermelo. Ecco, la casa è praticamente senza speranza, quella sembra quella di una madre single che ne ha passate tante, manda a fare in eccetera eccetera quegli armadietti e mettici mobili normali, fa sparire quelle mense, eh? Ok, va bene, accettiamo. Now we will do this very hard job, but every time I suggest you to check the garden, if it needs some maintenance. E naturalmente, come sempre, vi suggerisco di partire sempre dal giardino, perché naturalmente in fase di carriera guadagnerete le abilità di giardiniere, ma naturalmente sbloccherete anche le attrezzature. And so you will unlock the furnitures for the garden, and so you have always to check if you are trying to grow up into your career. Allora guaglioni, come sempre approfitto ancora per ringraziare tutti voi che vi iscrivete a Twitch, ma naturalmente anche ai miei canali social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente anche TikTok. E su Instagram naturalmente troverete in anteprima tutte le mie attività. Willa Gaspari, carissimo, buonasera, grazie per essere venuto qui a trovarci, mitico Gasparozzo, che gli facciamo anche una bella scucca dalla dimania, naturalmente. Mi raccomando ragazzuoli, passate nel canalozzo del mitico Gaspari, che anche lui a quanto pare, anche lui sa, se non ricordo male, fa lo streamer, quindi passate nel suo canalozzo. Allora, in realtà ultimamente ho cambiato un po' gli orari perché per impegni, ecco, e poi naturalmente perché diciamo che durante la giornata c'è sempre qualcosina da fare, ci sono i rumori. Ita carissimo, buonasera a te, bentornato,
facciamo anche un bel applauso al nostro mitico Ita, che è un altro amico streamer che naturalmente vi invito a passare nel suo canale, a mettere il bel follow, attivare le campanellozze. E quindi dicevo che, diciamo che per questione un pochettino di tempo, cerco di farle il pomeriggio, però poi quando diciamo quando non sono proprio in formissima, allora ecco che posticipo. Allora, per gli amici che mi hanno seguito dall'inizio, come vi avevo anticipato, ovviamente abbiamo sbloccato anche alcune altre abilità, ecco. Quindi, allora, senso del giardiniere, erbacce visibili sulla mappa, perfetto. As I saw you before working in the garden, you will unlock some special things. Allora, la web per il momento non ancora, ma molto presto la rimetterò. Mojo Ultra Hyper, questo mojo ci servirà per pulire molto rapidamente. I choose to unlock the mojo because we will clean the pavement faster. Allora, ecco qua. And so, and the trick Lariola. So we will do this mission and we will earn extra points careers. Allora, dove siamo? Dopo vi aggarbo un pochettino, mi anticipo un pochettino qua, altrimenti rimaniamo in geppetto. Poi dopo diamo un po' all'interno, naturalmente ci vediamo un po' di cosa succede. Ecco qua, questo fa fu 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 fu, mi sembra quel personaggio di Striscia la Notizia. Mi stimo e mi pretendo, come che si chiamava, adesso mi sfugge, comunque quello lì. Allora, ecco qua. Allora, andiamo avanti, non è obbligatorio ma è facoltativo, quindi, ma in questi casi qui nei giardini è sempre meglio controllare bene. And we have a lot of not good grass here, so plants, and so we have to clean this before entering in the house. And trico. Esatto, bravo Capitan Ventoso, bravissimo, non mi veniva in mente, però ci avevo in mente questa mistima, com'è? Mi stima e mi incoraggia, bravo. Bel applauso al nostro Gaspari che ci ha ricordato il mitico Capitan Ventoso. E tuzza, però qua ci stanno un sacco di roba. Non abbiamo sbloccato ancora questa situazione. Ci vuole un po' di pazienza, naturalmente, per sbloccare tutti i dispositivi per lavorare nel giardino. And so you must be patient during the very first part of your career to unlock garden facilities. So you have to check everywhere and then you will finally get the grass cutter. Allora, cosa ci rimasto? Ecco qua. Here we are, born to begin with the prince of the universe. Wow, questa
È una bella canzoncella dei Queen di qualche anno fa, del '90. Oh, Pitti Dai, guarda, quanto tempo non suonava. L'ultima volta, sì, è stato, mi sa che è stato proprio il mitico Gasparozzo, il nostro mitico Gaspari, ci ha fatto, che l'ha fatto cantare Pitti Dai, Pitti Dai. Allora, dove sta? Allora, ci siamo quasi, mamma mia, ma io qua ero convinto di esserci già passato. Ho la vaga impressione qua. Ah, mitico, mitico Pitti. Anche il mitico Macho King, amici di YouTube, naturalmente vi invito a passare nel suo canalozzo, che si chiama Massimo GGG, una cosa di Geroni. Comunque, passate anche nel canalozzo del miticozzo, mitico Macho King 82, amici di Twitch. E se non lo seguite, mi raccomando, fate un bel saltino così, op, e mettete un bel cuoricino al suo canalozzo, mi raccomando, e seguitelo. Mamma mia, qua c'è un sacco di roba da fare. Dai, dai, ci siamo quasi. Dentro tutto sommato dobbiamo fare un paio di lavori, anzi più di due per l'esattezza, 22 mi sa. Allora, dov'è? Ecco qua, l'abbiamo estirpato. Allora, ci sono alcuni bot che sono temporizzati, e poi ogni tot di righe scrivono alcuni messaggi. E poi non sempre sono reattivi i bot, quindi diciamo dipende anche un po' dai server. Az, 9 mesi, facci la miseria. Ah, come passa il tempo. Io Ita l'ho conosciuto proprio qua. Ti ricordi Ita? Proprio su, nella serie Case da pazzi. Mi ricordo. Era, sì, vabbè, su questa serie qua, cioè sulla vecchia serie, sulla prima serie di House Flipper che ho portato. Mitico Zo, qua in 9 mesi qua, opla, fanno tante cose belle. Allora, qua dovrebbe stare sotto la pianta da qualche parte, mi dice. Ecco qua, è 1 e 2, ok. Qua ma ci dovrebbe essere ancora un po' di macello. Un macello. Meno male che abbiamo sbloccato l'abilità, quella lì per vedere le erbacce, perché altrimenti sarebbe stato un gran problema. Vediamo un po'. Beh, ancora qualche erbaccio ci sta, ma ne abbiamo quasi. Qui. Che si sono mimetizzati. Erbacce, dove siete? Ah, ecco, ce l'avevo proprio sotto i piedi. Come quando uno sente l'odore delle feci, no? E dice, ma sente una puzza, uno strano odore. Ma non è che per caso il cagnolozzo dell'incivile, eh? E puto a caso uno ci va a finire proprio con i piedi sopra. Oh, che discorsi fai, zio Dabba? E c'avete ragione, ragazzi. Chi è assente? Chi è? Whis assente. Whis. Wunderbar, ja. Allora, perché mi mando e dedico questo? E con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ja, lo spogliatoio che mi sa che
dobbiamo sostituire pure gli armadietti, quindi chissà che magari ci chiedano di mettere qualche armadietto di metallo. Vai, ecco qua, caparogiro. Abbiamo finito, vai, qua ci arrivano punti extra, oltre a qualche soldino in più. We will earn extra, mamma lo carmen, extra point, career points, working and doing some extra works in the garden. Ma nice. Sì, il... Ah, scusami, Gaspari, infatti mo sto vedendo. Buona cena, cacchio. Questi... Non sempre l'overlay mi arriva. Carissimo Gaspari. Buona carica evaporatoria, naturalmente. Ah, allora, vaggiù, scusate, non mi è arrivata. Ah, notifiche, allora. Hit Gaspari che mo va. Vaccinava, va a mangiare, quindi a Gaspari c'è Maricir. Gaspari, mangio pure, ma raccomando, con calma, perché focca naturalmente. Ah, la finestra che sta pulita. Ok, quindi c'è qualcosa. Tutto pulito? Sì, ok, pare che sta tutto sistemato. Qua sotto, oh, Gaspari, si grosso frate. Oh, frate tuo, e e perché la situazione qua è così, è così. E perché mo amma utandere questa parete, giusto? Sì, questa. E questa qua, ok. Quindi però qua che dice, vediamo un po'. Allora, vendi oggetto, foto del municipio. Amma vende la foto, la fotografia del comune. Dove sta? Ah, non sta. Dove sta? Ma c'è ancora Twitch che mi si... Ma dici quelli in overlay, quelli lì che vedi in basso a sinistra, perché se no? Oh, ma sto municipio dove caspita sta? Dove sta? Andiamo? Allora, questo no, non penso che sia questo. Quindi. Qual è il municipio? Scia miseria. Allora, vendi foto del municipio, vendi credenza da sala da pranzo. Iniziamo a vendere questa, che non ho capito. Vaso germogli, ma allora sono tutte queste fotografie. Sì, ok. Stiamo andando di lusso. Ah, il badge. Ultimamente Twitch sta facendo un po' di strani capricci. Il badge infatti io non è che... Allora il badge ora è un po' quella cosa là. Allora, quindi la porta, ok. Ora dobbiamo abbattere il muro. Let's take down the wall. All the warriors are now another brick in the wall. Bom bom bom. Bom bom bom. Eccola! Pensa che ho dovuto togliere il vaso, se ti ricordi all'inizio io avevo quel vasetto dove praticamente con le sferette, diciamo così, inseriva all'interno tutte le varie action che accadevano durante una live, quindi sia i follower, i beat e queste cose qua, e quindi per questo fatto qua naturalmente ha già avuto la situazione così. Abbiamo anche fatto un fatto che giustamente ci riceve Gaspari che se va a mangiare, non so se sì, Gaspari sta ancora qua. Comunque caro Gaspari, mi raccomando, fa sempre cose buone, mi raccomando, fa una buona carica evaporatoria, buona cena naturalmente, grazie assai. Fammi essere passata a salutare. Thank you so much. I badge. Ah, i badge nell'ultimo periodo ci sto andando poco dietro, perché non è che ci sono anche altre situation. Però tu, se non ricordo male, dai una mano anche
ad altre persone, giusto? Ita, se non ricordo male, vorrei anche fare un po' di cose grafiche, visto, leggevo, quindi. Diciamo che pour le moment je suis je m'en fiche un peu de badge, voilà, et tout ça. Donc je suis un peu plus concentré sur la programmation, en train de produire, essayer de produire des produits naturellement de qualité. Merci, et je dis bonjour, salut à les amis, aux amis et les amis de langue française. Et voilà, je me suis rappelé de vous dire merci naturellement pour me faire de la compagnie. Naturellement, si vous n'êtes pas inscrit au canal ou à mes canaux social media, je vous invite à chercher dans la description du vidéo les liens pour suivre mes canaux social media. Merci pour tout. Merci beaucoup. Naturellement, je vous attends. Merci beaucoup. Hop là, vai. Guarda, era un sacco di tempo che non mi facevano, che non facevo spicchi spicchi. La rulla in francese. Oh, che c'è rimasto? C'è rimasto il tuzzolo di vernillo qua. Vai, ok. Il tuzzolo di pennellos. Allora, tuzzolo per tuzzolo, sì. Turzutiello per turzutiello. Ok, quindi mo intanto vi faccio un applauso naturalmente, perché per voi che mi sopportate, thank you so much for your support. And now I am alone. Ok, allora qua poi l'altro muro era qua, se non ricordo male. Ok, intanto prepariamo qua. Cosa dobbiamo fare? Let's check which are the allora arancio e bianco, arancio, orange e bon. Allora voilà, l'orange, le jus d'orange e le blanc. Allora, come vogliamo dividere? Quasi farei metà stanza orange. Allora facciamo così. Diciamo che più o meno qua. Ecco qua. Opla. E naturalmente saluto coloro che se ne sono andati. E naturalmente io quando lascio qualsiasi persona sono abituato naturalmente per educazione a salutare, ma questo è sono solo dettagli. No, che ho fatto? Ecco qua. The politics and the education. When I leave a place, I usually to say goodbye and not leaving silently a place. I don't know if the education should be reteached again to some peoples. Ok, approfitto anche per naturalmente per salutare il mitico Cirillo 1974, che naturalmente gli facciamo un bello shoutout e che vi invito a seguirlo anche su YouTube. Allora, arriva Cirillo 1974. Naturalmente vi invito a passare nel suo canale e naturalmente
mi raccomando, seguitelo, che è un bravissimo streamer che streameggia, come dice il mitico MachoKing82, che adesso gli faccio anche lo shootout, che come sempre vi invito a passare nel suo canale. Uno streamer giustamente streameggia, ragazzi, il verbo è streameggiare. Io streameggio, tu streameggi, forse siamo proprio... Allora, vendi, ma angolo cottura, poltrona... Ah, no, questo deve essere venduto tutto, ok. Ok, giustamente. Ecco qua, vaso germogli neri, dove sta? Vaso, ah, tutto questo. Vediamo un po'. Classico mobile, ok. Ah, perfetto, ok. I didn't sell all the things that he asked me to do, to sell. Ok. Opla. E naturalmente, quando sono qui, penso sempre ad Alfa November Tango, Oscar November November India Eco Double Tango Alfa. È così. E un saluto anche a te, Golf India November Yankee. Un salutone e un abbraccione. Spero di rileggerti presto, naturalmente, cara. Un grande abbraccione. 73-51 e voilà, chi capisce. Ecco qua, voilà, 100 personaggi in circa da 2. Ecco qua. E voilà, scendiamo la luce. Ecco qua. Belline queste lampadozze. Non male. Not a bad wall lamps. They are so cute. Cute. I proposed. I will suggest you to follow another friend's streamer channel. And you will she talks better than me in English. She is the queen. Chiara R _ error 404. Quindi facciamo prima lo shootout al mitico MachoKing82. Iniziamo. Facciamo prima una bella sbattuta dalla divania, naturalmente. Allora, ecco qua, MachoKing82. La nostra Queen Chiara Error 404. Che naturalmente vi invito a seguire. Non ho capito perché non è partito. Ui, Ludovico carissimo, buonasera. Facciamo una bella sbattutella di mani al nostro mitico Ludovico, il nostro carissimo e grande amico Vigile del Fuoco, e lui non ha paura. Carissimo, buonasera a te, naturalmente.
è un grande, grande, grande piacere sentirti, carissimo. Come stai? Innanzitutto qua, vedi, come vedi, zio Dab si ricorda sempre di te. Aia, spero sempre che non siano incendi dolosi, perché questi fedendoni qua, annaccia la miseria, non perdono mai questa brutta abitudine. Allora, ecco qua. Allora, vi faccio sentire un attimo. Mi sa che non l'ho caricato qua. Nine. Va bene, non c'è problema. Noi andiamo avanti. Nel frattempo, the show must go. Uno gli è scappato il fuoco. Azz. Ma questo è quello che ha dichiarato quando sono quando siete arrivati là, che scappa, farsi scappare il fuoco. Non lo so, già maneggiare qualcosa di che produce una fiamma, non so quanto possa essere, diciamo così, easy. Cacchio, queste persone però non capisco. Dalle mie parti si dice, se non si fa uscarpare, non rompere, e se manzelce. Se uno non è capace di fare una certa cosa, dovrebbe evitare di fare certe cose. Però sono cose che comunque possono capitare. Braccacchio. Sì, ma è troppo strano, cioè non è possibile che tu ti scappa da mare in fuoco. Come fai? Come lei, cioè, non è credibile. Cioè, inventati un'altra balla, dici che ti è caduta l'accendino a terra. Qualche altra cosa, ma è poco credibile. Infatti, cioè, a uno gli cade il fuoco dalle mani, cioè si fa cadere e non provvede a ma chissà, lasciamo naturalmente, come si dice in gergo, il lavoro agli inquirenti, perché loro sono del mestiere, quindi loro sicuramente scopriranno che non dico che è una mezza non verità, però mi sembra un po' strano, eh? Molto molto strano che un principio di incendio e un non se ne accorge, riesca. Ma comunque faccio caspita, quindi ha fatto il danno, è stato anche abbastanza grande. Cacchio, fatto un danno non indifferente. Aia, e a volte uno dice che uno non dovrebbe essere duro, però figurati. Uno si dice che a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzicca, cioè non vorrei che questo magari non so cosa gli friggeva in testa, però boh, lasciamo fare le indagini agli inquirenti, tanto prima o poi la verità si verrà a sapere, e che se è la cosa più importante. Con tutto che l'estate è finita, no? E che se continuano inverterdi a fare ste cose, io boh, non lo so. Come dice quello, ci sei o ci fai? Tante volte mi pare che quasi queste persone ci sono, anzi ci fanno, in questi casi qua. Allora, vediamo un po'. Arancione, ma c'era caffè, mi pare, da qualche parte. Color caffè, quello è bellino. Allora, nero non mi piace. Oddio, forse il contrasto così. Allora, questo è bianco, chiaro, grigio. Grigio, arancione. Vediamo un po'. Bellino. Gli offriamo anche
l'aperitivozzo al nostro Ludovico, che si fa un cuore così per l'incolumità. Lui, ma naturalmente salutiamo e ringraziamo naturalmente i vigili del fuoco, ma tutti coloro che si occupano della nostra incolumità, quindi 118, carabinieri, polizie, forze dell'ordine, forze armate, tutti, vi faccio un grande applauso naturalmente e vi ringrazio ovviamente a nome di quelle persone, insomma, che apprezzano il vostro lavoro. Allora, in Sardegna è tutto secco fino al 10 novembre, infatti. Cioè, questi sfidano la natura, posso fanno male. Fortunatamente, diciamo pure che non si è fatti niente, però, cioè, se ti scappa una cosa e tu come fai? Ma non so, queste persone, se prima di muoversi ci pensano, che, come si dice, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Quindi uno non è che non vuol dire non lo sapeva. Sono cose che pure i bambini sanno, che se tocca una certa cosa, cioè, col fuoco uno si brucia. Qui Dennis, carissimo, buonasera. Oh, che ha fatto? Si è spenta la luce qua. Ah, forse c'è un interruttore qua dietro, mi sa. Allora, mo... Ludovico l'ho fatto? No, non ho dato il benvenuto. Allora. Eccolo qua. Dennis, allora anche tu come sei messo con le live? Anche tu sei in fase di produzione? Ah, bravo, ottimo. Qualche volta devo passare a salutarti quando vai in live. Devi perdonarmi e devi scusarmi se non riesco a farlo sempre, ma fra impegni e cose varie, insomma, nel cercare anche di essere un pochettino presente nei canali in cui, diciamo così, mi hanno nominato moderatore, allora cerco di esserci un pochettino ovunque. Sospese fino a domenica. Vabbè, l'importante è che stai bene, ecco, questa è la prima cosa, quando si dice a Napoli che sono necessarie. Poi, diciamo, le live, queste cose qua, sono fatti secondari. Ecco qua. Grande Ludo, ma voglio qua. Qua ci vuole qualcosa di particolare, un sound alert particolare. Allora, vediamo un poco. Ecco qua. April, quelle pizze diventano due. Auguri. Grande. Ah, che bello. E tu lo sai che il mio sorriso e la mia gioia non è di scena, ma diciamo così è vera, perché mi hai raccontato diciamo così di quello che c'è stato prima. Naturalmente facciamo anche tanti auguri alla mamma, anche se non la conosciamo naturalmente. Veramente complimenti alla signora, evviva il creaturo che ci sta. Ottimo ed abbondante. Vai tranquillo, non ti preoccupare, mo bisogna stare soltanto tranquilli, sereni e prepararsi che magari si fa qualche notte in più. Si fa qualche turno.
Oui, Devi, carissimo, buonasera. Grazie naturalmente per essere passato. Thank you so much, Mr. Devi. Abbiamo avuto appena una bella notizia che il nostro Ludovico Sardegna è diventato padre per la seconda volta. Ci ha dato pochi minuti fa, non so se c'eri, quindi è per questo che hai sentito, diciamo così, l'esultanza. Allora, qua ho fatto un guaio, quindi devo... Ecco qua, ricostruiamo la parete. Oh, ma è rimasta quella scheggia. Oui. Ecco qua, aspetta che sembra che devo andare dall'altra parte. Oh, che ho rotto qua. Vediamo un po'. Ah, ok, si è liberato. Ah, dire mobile item. Perfetto, ecco qua. Oh, salutalo da parte mia. Ma è live, Fern? Ecco qua. A proposito, vi faccio lo shoutout. Naturalmente, se non conoscete Fernbus o non lo seguite, naturalmente vi invito a passare nel suo canale. Mi raccomando, attivate le campanelle, seguitelo, mi raccomando, e tuzzi e tuzzi. Il mitico Fernbus, che ha dato una grande mano a questo canale a crescere, e Zio Dab naturalmente non si scorda di niente, si ricorda di tutti. Ah, e approfitto naturalmente per salutare un altro carissimo amico del canale, sardo, che è il Mere, alias Michele. Naturalmente, caro Michele, un salutone a te. Come vedi, neanche di te mi sono scordato. E come vedete, ben potete ben vedere, qua siamo una piccola grande famiglia, insomma. Ecco qua, non è un fatto scenico. Allora, mo poltrona B1. Allora, qua che dobbiamo fare? Aspetta, ma qua mi dice mi dà qualcosa questa maglia. Ah, ecco cosa ho fatto. E mo devo ripristinare il colore arancione, sì. Yeah. Come dice il mitico Molenoschi e tuzzi e tuzzi. E il mitico Morino, ragazzi, non so se lo avete saputo, comunque ha raggiunto i 300 follower nel suo canale YouTube. Ecco qua. E infatti proprio ieri sera in diretta ha raggiunto un bel obiettivo il mitico Morenoschi. Allora, nel frattempo, caro Devil, com'è la situazione da te? Disney Dream Valley. Mi pare che questo gioco lo sta portando anche il mitico Fernbus, se non ricordo male. Non vorrei sbagliare, ma mi pare che anche il mitico Fernbus sta portando questo sciocchino. Allora, questo mi dice che non si deve prendere. Ok. Vendi. Ok. L'orologio? No. Ok. Allora, questo lo spostiamo qua. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Compiti. Ah, questo è bellino, questo colore. This is a nice color. This is a lemon. Light color of the... on the yellow lemon. Scaffale cool, sedia d'ufficio, ok, ci sono, questo l'abbiamo più o meno già rifatto. Rifactotum, armenaremo omnibus,
autobus, autobus, tram, tram. As you can see, you will find a few things, and you will understand if you broken a wall and you need to rebuild anyone. You have to be very you will give more attention to the minimap that you can see on the highest part on the right side of the image of the monitor. Here we are. We are just trying to do something good. Not this way or that way. You are my fire, no one desire, believe. Alfa November, Tango Oscar, India Echo. Alfa Tango Oscar, November, India Echo, Double Tango, Alfa. Ecco qua, questa è una missione un po' lunghetta perché ovviamente bisogna anche controllare prima il giardino e poi ovviamente ci si fa una passeggiatina qui, come dice il mitico Zofen Bass 08. Miticozzo, il piticozzo. E naturalmente salutiamo il gran maestro Nick, che manco sa che esiste. Che naturalmente, amici di YouTube, se non lo conoscete, vi invito assolutamente a passare nel suo canale ed iscrivervi, che si scrive Napoli YKK e numero 3, KK77. Sicuramente voi lo conoscete, ma se non lo conoscete vi invito assolutamente a passare nel suo canalozzo. Una bella scoccatella di mani. E devo essere sincero, fra le altre cose, questa stanzetta qui ha cambiato aspetto. Sembra molto molto più luminoso in questo momento. And so, as you can see, the room looks like much more lighter. As I see every time, the paint that you use on the walls will reflect and change the temperature of the light. This is quite bright, but this is not colder, and the difference with a yellow is that the yellow or the green, standard green, is not halfway from the light, and a warm color, so that's why so often I use to paint with orange sun and yellow sun painter warms the ambience and give a different light. You can see
this feature in it with the very first light of the morning. E naturalmente utilizzando il giallo, quello soleggiato, praticamente vi va a riscaldare un pochettino il colore dell'ambiente, senza eccedere, quindi cambiare totalmente le tonalità della luce, ecco, non diventa eccessivamente calda, quasi. Allora, vediamo rosa pastello, crema, linee, cuscini. Oh, questo rosa non è male. Lenzuolo, quasi rosa, tutto è rosa. Vediamo un po', copriletto rosso, no, è bellino però. Forse è meglio rosa pastello, sì. Allora, questo ve lo mettiamo. Allora, questo io lo metterei qui. Ecco qua. Vediamo se devi rifare il letto. No, perfetto. And so I was choosing the right bed. You know I'm really, really bad. So what I want is to return it when it was a chaos bed. Boom, 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 boom. This is a masterpiece of Michael Jackson. Standing ovation for Mr. Michael Jackson. Yeah. Oh, yes. Scaffalature. Allora, gambo, cedro, no, quello mi pare che amareno, credo, andiamo un attimo, let's check, no, I will choose a lighter, should be this one, not this one, che se no che c'è complicato, Olmo americano, andiamo un po', no. Allora, vediamo bianco però non mi arba proprio tanto, vediamo un po', no. Allora, prendiamo noce chiaro, noisette clair, voilà, on a pris celui-là, la scrivanie, le bio, on va essayer de le mettre dans le coin là, allora, Nouche chiaro, ecco qua, nouche chiaro, noisette, voilà, la sèche, ça dit comme ça, on va prendre celle-là et naturellement nous allons terminer notre vidéo, notre direct. J'espère que vous allez bien aimer et que vous aimez ce genre de production. De continuer, naturellement je vous attends sur mes canaux social media que vous allez trouver dans la description du vidéo. Et voilà, alors on va essayer une juge comme ça. Alors voilà, on va faire un peu de photos. Voilà, c'est la première fois que j'utilise la caméra du mobile du jeu, donc voilà. On va faire un peu de photos et naturellement j'espère que je pourrai les mettre pour la présentation du vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Voilà, on va terminer la mission. On va essayer de prendre l'argent.
E allora ragazzi, approfitto ancora una volta per ringraziarvi naturalmente di aver guardato questo video fino alla fine. Se avete guardato questo video fino alla fine, mi raccomando, nei commenti lasciate, scrivete il commento "io c'ero fino alla fine" ed inserite il minuto nel momento in cui ho detto questa cosa. E allora, come sempre, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche del canale, tutti coloro che sono passati a salutarmi, quindi ringrazio Gaspari, ringrazio il mitico Ita, ringrazio Ludovico Sardegna, ringrazio Dennis, Ludovico Sarto giustamente si chiama, Ita 2165, Gaspari, ringrazio naturalmente tutti quanti voi che avete guardato questo video, naturalmente l'appuntamento con House Flipper è tutti i giovedì, sempre alla solita ora, naturalmente dato che le mie live sono soggette molto spesso a orari differenti, come sempre vi invito ad attivare le notifiche per voi che mi passate a salutare su YouTube, perdon, su Twitch, ma naturalmente anche su YouTube. E allora, detto questo, grazie mille a tutti, thank you so much, è stato buono, io ciao. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.